Amiche e amici, oggi ci troviamo nel giardino di Villa Milius, il polmone verde nel centro storico cittadino, oggetto di un intervento di riqualificazione autorizzato dalla Sovrintendenza per i beni architettonici che è appena terminato. Ce l'abbiamo messa tutta per restituire questo patrimonio naturalistico in tempi rapidi. Purtroppo però i violenti temporali estivi hanno leggermente rallentato la consegna dei lavori, ma ora finalmente ci siamo. Vi porto con me a visitare questa bellissima oasi naturalistica che abbiamo preservato. Allora, questo giardino è stato realizzato a cavallo tra il fine 1700 e inizio 1800. Necessitava di un vero e proprio restyling per poterlo apprezzare al meglio dopo tanti anni di mancate manutenzioni e incuria. Siamo intervenuti con un progetto che prima di tutto ha rimosso le piante infestanti, ripristinando l'impianto di irrigazione, e contestualmente sono stati piantumati nuovi alberi lungo tutto il percorso, nuove piante come le peonie, le azalee, le camelie, le ortensie, una siepe mista, alberi da frutto ornamentali, e abbiamo programmato delle fioriture a scalare nei diversi mesi dell'anno. La parte importante dei lavori è stato sicuramente riqualificare il laghetto. Abbiamo rifatto integralmente il pontile che ora divide il laghetto in due zone. La prima per i pesciolini e la seconda è quella per le tartarughe con tanto di spiaggetta. Questa divisione è stata necessaria per tutelare entrambe le specie. Per il pontile abbiamo utilizzato legno naturale di robinia con una struttura in acciaio corten e luci segnapasso per creare un'atmosfera più romantica. Abbiamo installato una nuova recinzione, mentre per permettere la miglior fruizione possibile di tutta l'area abbiamo realizzato nuovi collegamenti in calcestre. Cura del verde e delle strutture storiche, amore per gli animali, attenzione per gli spazi naturali di socializzazione. Sono questi i valori ai quali ci siamo ispirati per realizzare questo progetto. Ci vediamo al prossimo cantiere.